Un saluto di pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento. Iniziamo il penultimo giorno della novena della Madonna di Lourdes. Iniziamo con il canto Come Maria. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata che vince il mondo con l'amore e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Accetta dalle nostre mani come un'offerta a te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, per riportare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata che vince il mondo con l'amore e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, siamo arrivati all'ottavo e penultimo giorno della novena. Abbiamo fatto un cammino molto lungo di 9 giorni che ha fatto sì che il nostro cuore fosse pronto per festeggiare la festa della Madonna di Lourdes, preparata per l'11 di febbraio, ossia tra 3 giorni. E allora ringraziamo il Signore per questa Madonna che ci ha dato. E allora chiediamo perdono al Signore anche se a volte abbiamo fatto qualche peccato. E iniziamo con la novena. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ottava preghiera dell'ottavo giorno della novena. O Vergine benedetta, Immacolata Maria, che diceste a Bernadette che l'avreste fatta felice non in questo mondo, ma bensì nell'altra vita, fate che io viva distaccato dai beni caduchi di questo mondo e ponga la mia speranza solo in quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Preghiamo! O Vergine Immacolata, Madre nostra, che vi siete degnata di manifestarvi ad una sconosciuta fanciulla, fate che noi viviamo nell'umiltà e nella semplicità dei figli di Dio, per aver parte alle vostre celesti comunicazioni. Accordateci di saper fare penitenza per i nostri sbagli passati. Fateci vivere con un grande orrore del peccato e sempre più uniti alle virtù cristiane, affinché il vostro cuore resti aperto sopra di noi e non cessi di versare le grazie che fanno vivere qua giù dell'amore divino e rendono sempre più degni dell'eterna corona, per Cristo nostro Signore. Alleluia, 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 alleluia. Beata sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto e si è adempiuta in te la parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cantiamo tutti insieme il cantico delle creature. Laudato sii Signore per frate sole, sora luna, frate vento, il cielo e le stelle, per sora
acqua, frate, fuoco. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Iniziare le litanie. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nostra Signora di Lourdes, Vergine Immacolata, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, Madre del Divin Salvatore, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, che hai scelto come interprete una debole e povera fanciulla, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, che hai fatto sgorgare sulla terra una sorgente che dà conforto a tanti pellegrini, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, dispensatrice dei doni del cielo, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, a cui Gesù nulla può rifiutare, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, che nessuno ha mai invocato in vano, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, che guarisci da ogni malattia, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, speranza dei pellegrini, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, che preghi per i peccatori, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, che ci inviti alla penitenza, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, sostegno della Santa Chiesa, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, che sei il sostegno della Santa Chiesa, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, avvocato delle anime del Purgatorio, prega per noi. Nostra Signora di Lourdes, Vergine del Santo Rosario, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Nostra Signora di Lourdes, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo per tutte le grazie che per mezzo della Madre tua Lourdes hai sparso sul tuo popolo in preghiera e sofferente. Fa che anche noi, per l'intercessione di Nostra Signora di Lourdes, possiamo aver parte di questi beni per meglio amarti e servirti, per Cristo nostro Signore. Amen. Ma volevo dire una cosa. Volevo dare due indicazioni per domani. Allora, se vedete nel video di ieri, del settimo giorno, ho scritto quello che ci sarà domani e l'11. E adesso ve lo ripeto. Scusatemi, ma... Allora, giovedì 10 febbraio, vigilia della Madonna di Lourdes, alle ore 14, quindi le 2 del pomeriggio, ci sarà l'ultima novena, quindi l'ultimo giorno, il nono, alle 14, mentre alle 18 ci sarà il primo mistero del rosario, quindi 10 Ave Marie, però ogni Ave Maria diremo un giorno della novena, cioè
Prima Ave Maria, primo giorno, seconda Ave Maria, secondo giorno, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona e la decima la faremo cantata. Dopo queste 10 Ave Marie ci sarà le litanie e la preghiera finale. Quindi alle 14 l'ultimo giorno della novena e alle 18 tutti i giorni della novena con 10 Ave Marie. Venerdì 11 febbraio, che è la festa della Madonna, ci sarà alle ore 8 del mattino le letture della Santa Messa, mentre alle ore 11 ci sarà il Santo Rosario solenne, tutto il rosario con le litanie della Madonna e ovviamente la preghiera finale, insomma, tutto dedicato alla Madonna di Lourdes. Se riesco anche a trovare il misteri, ok, se no useremo quelli normali del rosario. Questo è quello che si farà. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente su di voi e mai vi lasci. Amen. E ora concludiamo con l'inno alla Madonna, è l'ora che pia. È l'ora che pia, la squilla fedel, le note ci invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. È l'ora più bella che suona nel cuor, che mite fa bella di pace d'amor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Da Campanello della Spezia e da mia mamma è tutto, buona serata. Buona serata. Ciao ragazzi.